Cari telespettatori, benvenuti a questo appuntamento con la rassegna stampa di Telemia. Iniziamo subito questa mattina, lunedì, con dare le principali notizie. È passata, diciamo, l'allerta gialla nella nostra regione, con problemi e disagi anche in Calabria, certamente non della gravità rispetto a quello che è accaduto in altre regioni, però ovviamente la Calabria, lo sapete, tradizionalmente le fiumare creano grandi problemi, non come quelli che abbiamo visto in Emilia Romagna, ma certamente da non sottovalutare. E noi, dicevo, iniziamo subito la nostra rassegna stampa con il nostro portale che è ripristinata la viabilità. Vedete la strada che era crollata, la città metropolitana ci ha messo del suo ed è riuscita a creare un bypass per renderla funzionale. Parliamo della strada Salerno-Agnana Calabro. E poi a Catona arrestato un 44enne reggino per furto di energia elettrica, invasione di edifici e detenzione e dispaccio di sostanze stupefacenti. Ancora in avanti, truffe, false fatture, mazzette, emergono nuovi particolari sull'impero della cosca Farao, Marincola e di Cirò nei verbali dell'interrogatorio depositati dalla DDA di Catanzaro. Ancora avanti, vedete Regina Serie B, playoff centrati dopo un finale pazzesco, Canotto fa esplodere il Granillo 1-0 contro l'Ascoli. Ancora meteo in Calabria tra allerta gialla e arancione, questo è stato ovviamente sabato e domenica. Lasciamo il nostro portale in attesa che ci siano maggiori aggiornamenti e andiamo direttamente su Gazzetta del Sud, il giornale che vedete inquadrato in questo momento, Gazzetta che apre come titolo principale sulla sanità. Vedete la rivoluzione sui manager con la proroga del decreto Calabria, i commissari vanno valutati entro luglio. Quindi una valutazione che comporta poi una serie di adempimenti. Intanto sempre su Gazzetta del Sud, inchiesta Reset, l'anti-ndrangheta striglia gli imprenditori, il coordinatore Alessio Cassano, eccolo qua. All'Ocri in Cassazione le ndrine del mandamento con 29 imputati. E poi ancora a rischio i soldi del piano di ripresa. I treni a idrogeno ancora non ci sono, nuova gara di Ferrovie della Calabria per reperire 6 automotrici moderne. Cropani, anatema del parroco contro le unioni civili, sindaco e associazioni prendono le distanze, poi la maggioranza rende perde pezzi in consiglio. Andiamo sulle due fotonotizie, riguardano una la scomparsa del 37enne di Taurianova, la confessione di Figliuzzi, così ho ucciso Ascone. E qui la confessione di Salvatore Figliuzzi, un cadavere che non è stato mai ritrovato, versione discordante sulle modalità, sarà la Corte Sede di Palmi, in base alle indagini dei carabinieri, a chiarire i termini dell'omicidio di Agostino Ascone, che vedete nel riquadro. Mori schiacciato da una gru, spunta un altro indagato. Il decesso di un operaio nel 2012 a Crotone, nuovo capitolo delle indagini sulla morte di Giancarlo Gennarini, l'operaio 58enne deceduto il 5 luglio 2012 nel crollo della gru industriale nell'ex stabilimento Pertusola, indagato il progettista dell'opera di demolizione. E poi ancora sulla Regina per Bolzano e caccia al biglietto Cosenza centrato. Meloni, lo Stato c'è, ora risposte immediate. Emilia Romagna, la Premier. Nelle zone alluvionate, che dice, serviranno molte risorse, ma non useremo i fondi PNRR. Ha ragione, le risorse servono. Ecco, insieme ai soccorritori e ai volontari è scesa direttamente in campo la Premier al ritorno dal G7, appena rientrata, è voluta andare subito, immediatamente in Emilia a vedere di persona la situazione, che comunque è in miglioramento, diminuisce il numero degli sfollati, ora sono 26.000. Lutto e polemiche, Reggio, conta i danni e piange l'avvocato Pellicanò, il comune, scuole chiuse anche per oggi, quindi problemi ancora, saranno chiuse le scuole anche oggi. Andiamo. Vedete a Zaleschi, dove fa una dichiarazione, Hiroshima mi ricorda l'Ucraina, dice Putin ringrazia Wagner per la conquista di Bakhmut, la Russia incrimina un giudice italiano. Dagli USA a Kiev un altro pacchetto di aiuti militari, Moldavia in piazza, sì all'Unione Europea.
e poi carbone vegetale nella fontana di Trevi, nuovo inqualificabile blitz. Ancora pagina sempre copertina, Gazzetta del Sud, il Napoli non è sazio, tris all'Inter, Juventus oggi la penalizzazione, Lazio terza, Cremonese in B. Lasciamo la copertina della Gazzetta del Sud e andiamo al Quotidiano del Sud, oggi 22, la piena, in onda i campi di Bergamotto, anche il maltempo in Calabria, è successo a Bianco dove la fiumara La Verde è straripata e ha causato ingenti danni nelle colture. In Calabria la percentuale del territorio esposta ad un alto pericolo di alluvioni è maggiore dell'Emilia, almeno quanto viene riferito dal giornalista del Quotidiano del Sud. E poi la Premier Meloni nelle zone alluvionate, in alto non è il momento delle passerelle, sopralluoghi in Emilia Romagna, possiamo rinascere forti, rientriamo nelle case, rientro nelle case 10.000 sgomberati. L'emergenza idrogeologica fra tecnica e politica e poi al centro, oggi in aula per parlare in Consiglio regionale di fondi europei, ma rubare la scena è la norma sulle fusioni. Biodiversità, la Calabria è unica, chiedete alle farfalle, quasi la metà della specie presente in tutta Italia si trova in regione. Poi altre notizie, ancora l'emergenza idrogeologica fra tecnica e politica di Massimo Belli, ma il tempo a Reggio si contano i danni, scuole ancora chiuse, voci dall'Emilia, le nostre case allagate e ricordi sepolti nel fango. Ancora Trentino, poliziotto si candida da sindaco in terra di Indrine, elezione nulla, il municipio vedete di Lona. Ancora Catanzaro, coro di indignazione per l'aggressione a tre poliziotti, un video che aveva postato anche il sottosegretario all'interno Wanda Ferro. Brunetti, area non comunale, ma la tragedia poteva accadere ovunque a Reggio Calabria, dice l'area non è appartiene al comune ma è capitato. Vibo, Museo del Mare, approvato il progetto definitivo. Ancora Crotone, festa mariana, fede e pellegrinaggio più forti della pioggia e delle polemiche. Ancora l'iniziativa in prima pagina, Unical, luci sul produttore calabrese di James Bond. Ancora Acropoli, Parico contro le famiglie, arcobaleno e c'è clamore. Calci alla compagna Marziale, l'aggressore va espulso a pagina 8. Vedete, poi due notizie di sport, Palmese promosse in eccellenza, il Locri si ferma finale playoff al Trapani. Lasciamo anche il Quotidiano del Sud, andiamo direttamente, non c'è quest'oggi il giornale di Calabria ma c'è calabria.live, Bolino Bagnala, strada incompiuta, è l'emblema dell'abbandono dello Stato. Gli abitanti delle aree interne, invece di attendere la manna dal cielo, si rimboccano le maniche e ricostruiscono un tratto crollato della vecchia strada, dando uno schiaffo alle istituzioni. Il giornalista di Monuna richiede uno sforzo corale per concludere l'opera. Complimenti anche al giornale che ha messo in evidenza questa cosa. Gigi Sbarra, lo vedete in fotografia, i sindacati in piazza a Napoli, il riscatto del Sud è la chiave della ripartenza del paese. E poi politiche, invecchiamento, se ne parla in regione. Chiude oggi il Salone del Libro. Ecco Don Mimmo Battaglia, bisogna ascoltare i giovani, l'arcivescovo di Napoli, calabrese puro sangue. E qui in foto il domenicale di Franco Romeo, dedicato a Franco Romeo. Scuola, prevenire la criminalità, ci sorge il dubbio, vediamo se siamo a posto con... sì, perfetto, abbiamo verificato di nuovo la data. Dicevamo scuola, prevenire la criminalità minorile con la ricerca e promozione del talento. Oggi la giornata della biodiversità in Cittadella, c'è un evento. Ancora Metro City di Reggio Calabria e Mediterranea insieme per la governance efficace della società, delle società partecipate. E poi alla Garante Stanganelli il premio Marco e Alberto Ippolito, complimenti alla Stanganelli. E poi un ipse dixi di Filippo Mancuso, presidente del Consiglio regionale. A Lappano ha prestato il Parco della Bellezza. Lasciamo anche questo giornale e andiamo direttamente all'interno di Gazzetta del Sud, che parte con una foto di Meloni che rassicura, risposte immediate, rassicura il presidente della regione Emilia-Romagna, Bonaccini, dice noi avremo certamente... daremmo risposte immediate a quanto accaduto e lo dice chiaramente, danni non ancora calcolabili, non useremo il PNRR, Bonaccini rimborsi al 100%.
quindi tutto sarà pagato dallo Stato. La Premier tra i volontari nel fango, lo Stato c'è e lo dimostrerà. Domani il Consiglio dei Ministri i primi aiuti, presto anche Mattarella in Emilia Romagna. E poi finalmente una tregua, a casa 10.000 evacuati, il sole riscalda le aree flagellate, si spala a ritmi incessanti. Pensando alla ripartenza, arrestati due sciacalli, purtroppo ci sono anche loro. Ancora Ravenna scongiura la piena, salvi i capolavori dell'arte, gli argini funzionano, ancora lavori sul canale Emiliano-Romagnolo, interventi emergenziali, vedete, per evitare il disastro nel centro storico. E qui vedete una barriera gonfiabile sistemata anche dalla protezione civile ma anche dai volontari per evitare l'inondazione. Strage di alberi da frutto, estirpazione per 15 milioni, piantagioni devastate. Ancora in basso, la cenere dell'Etna manda in tilt l'aeroporto di Catania, decine di voli cancellati e dirottati su Palermo, Trapani e Comiso, domenica da incubo per migliaia di viaggiatori, purtroppo ci si è messo di mezzo in Sicilia anche l'Etna. Caro turismo alle stelle, i prezzi di alberghi e ristoranti, tutto che sale, contro la rovescia verso i ballottaggi, rebus appartenenti e votanti. E qui vedete le immagini, il centrodestra vuole, e lo diciamo bene, ancora è Pisa, il PD e il Movimento 5 Stelle, intese e fratture. E qui vedete la situazione ancora in tutte le regioni dove si vota, in città anche importanti come Siena, Pisa, Ancona, Massa, Terni, e poi in Puglia. L'unico città dove si vota di un certo entità è Brindisi, dove comunque il centrodestra era in vantaggio con un 44% rispetto a Lupi e Toti immaginano una vaste praterie, dice centriste, al convegno di Noi Moderati, dove Lupi è stato rinominato rappresentante presidente. Blitz gli attivisti nella fontana di Trevi, ancora vedete la protesta del gruppo Ultima Generazione, i giovani attivisti e lo striscione dentro l'acqua sporcata col carbone vegetale, un altro blitz molto brutto per attirare l'attenzione sui loro temi, ma insomma. Ma i turisti presenti hanno insultato i ragazzi, nessuno ha reagito bene, quindi probabilmente queste proteste non vengono accolte dalla comunità bene quando si danneggiano o anche parzialmente si rendono inaccessibili beni importanti come per esempio la fontana di Trevi. Ancora la hostess trevigiana resta in cella in Arabia dal 5 maggio, stanno vivendo ore d'angoscia i familiari di Ilaria De Rosa, la giovane trevigiana di 23 anni arrestata alcune settimane fa in Arabia Saudita con l'accusa che sembra aver a che fare con il traffico internazionale di stupefacenti. Accoltellata dal marito davanti alla figlia sedicenne, ferita una donna nel Barese, l'uomo di origine albanese è stato poi fermato dai carabinieri. In passato la vittima l'aveva denunciato ed era ricorsa a un centro antiviolenza. Salvatore Principe, vedete, 59 anni, agguato nel Foggiano, ucciso lo storico boss. In auge fino agli anni 90 aveva scontato una lunga condanna. Passeggia col cane, vengono aggrediti da un lupo. Una donna di un paese del Chietino nel parco della Maiella cade e si ferisce. Era un esemplare isolato e affamato, forse allontanato dal branco. Il lupo palombaro, questo è quanto viene fotografato dai residenti della zona, è proprio quello. Quindi per la paura è caduta e si è fatta anche male. Bakhmut è russa, ma Kiev lotta ancora e Mosca è incriminata, anzi Mosca incrimina in contumacia il procuratore della CP e il giudice italiano Ayala. Vediamo perché. Andiamo nei dettagli, guardate che distruzione delle foto, la rendono tutte. Dichiarazioni del Cremlino e ancora smentite sulla capitolazione della città, teatro del più lungo e sanguinoso scontro tra eserciti. E poi è incriminato anche un giudice italiano. Zaleski, Hiroshima come la mia Ucraina, dice, la bomba sganciata nel 45 è il memoriale. Ringrazia Washington per i jet. A luglio summit sulla formula di pace.
si pensa anche alla pace, e bisogna pensare anzi esclusivamente alla pace. Biden apre il disgelo con la Cina, avvisando su Taiwan. Primi segnali sul ribilanciamento dei rapporti nel G7 con Xi Jinping. E poi Mitsotakis vince, però non basta, nuove elezioni, risultato non sufficiente, 41% per governare da solo, e il premier non cercherà intese. Quindi in Grecia bisogna rivotare, pensate un po'. Il Vaticano mette a punto il viaggio affidato a Zuppi, la missione di pace in Ucraina e russa, le proposte per mettere in campo i canali da esplorare e percorrere. In Moldavia la gente in piazza per dire sì all'Unione Europea. Per quello dicevamo prima, nuove elezioni in Grecia, non è bastato al leader dei conservatori premio uscente per governare questa maggioranza che ha conquistato dalle urne. Andiamo avanti, andiamo direttamente sui fatti di casa nostra, Calabria. Il direttore generale della sanità scelti dall'ANAC, proposta di legge del PD al Senato. Tant'è che una commissione guidata dall'anticorruzione per disegnare i manager nell'organismo, le varie categorie e il sindaco della città, sede dell'ASP, quindi si stanno creando una commissione anticorruzione. Crisanti e Irto, i firmatari del testo che punta ad estromettere la politica da certe scelte. Giorni di ferie arretrati? La regione condannata a pagare un dirigente, decisione del Tribunale di Catanzaro. Il dipendente collocato in pensione con diversi turni di riposo non goduti dovrà pagare il dovuto. E qui ci sono tutti i dettagli di questa vicenda che risale al 2016, che è stato collocato in pensione nel 2017. Aveva maturato 70 giorni di ferie che non sono state pagate. Quindi Federsanità ANCE, medici penalizzati, ancora la situazione con la nuova proroga del decreto Calabria, i commissari ASP dovranno essere confermati entro luglio, quindi c'è un problema non serio, serissimo di gestione che va affrontato. Allora, ancora treni a idrogeno, corsa contro il tempo, la prima gara delle Ferrovie della Calabria è andata a vuoto per mancanza di domande, stazioni di conferimento finora, tanti rallentamenti. Mangialavori blinda il ruolo di Limardo, se il sindaco tocca a Forza Italia si riparte da lei, è chiaro. Il coordinatore calabrese di Forza Italia in vista del voto a Vibo. Cosenza, appello alle vittime e ai soprusi mafiosi. E poi rende e cambia la geografia nell'assemblea municipale. Ci sono state degli spostamenti nella coalizione di maggioranza. Poi tracce dell'inquinamento nelle acque tirreniche, allarme a San Nicola Arcella. Andiamo avanti. Reggio chiusa per vento, si contano i danni, verifiche anche sulla morte dell'avvocato schiacciato da un pino. Niente scuole anche oggi, quindi nella città di Reggio Calabria le scuole rimangono chiuse. Qui è l'avvocato che è morto dalla caduta di un pino. Pensate, morire in questo modo è veramente una cosa assurda e inqualificabile. Salta la recinzione, ma i bambini, andiamo nei dettagli, giuste precauzioni alla scuola di Lazzaro, salta la recinzione ma i bambini non c'erano, la frazione di Motta sferzata a raffiche di particolare violenza, quindi anche a Motta San Giovanni, vedete qui la situazione, guardate le transenne all'esterno della scuola che sono state divelte dal cattivo tempo. Reggio, sinergia tra Camera di Commercio, CP e Ampal Servizi. E poi ancora un'altra notizia, il parroco e la famiglia tradizionale, polemiche dopo le parole del prelato che vedete in fotografia, Don Raffaele Feroleto, Acropani, religioso contro le unioni civili e matrimoni gay, le critiche del sindaco e delle associazioni dopo una lettera ai fedeli. Ancora in basso, anzi abbiamo completato questa pagina, andiamo avanti, ci spostiamo sempre con Gazzetta del Sud, all'interno delle pagine calabresi, operaio schiacciato da una gru, c'è un nuovo indagato, l'episodio risale al 2012. Mandamento ionico in Cassazione, gli affari delle famiglie della Locride, e qui tutti i dettagli del processo che vede alla sbarra
28, in questo caso ci sono 28 condanne e una soluzione decise in appello nonostante i ricorsi. Per i giudici Reggio Lendrine operano sotto l'autorità del crimine. E qui Rocco Muscari con un'immagine della Cassazione, diciamo, sono 29 gli imputati che sono chiamati a comparire davanti alla seconda sezione penale dei giudici Ermellini il prossimo 12 giugno, quindi un anticipo di quello che sarà il prossimo 12 giugno. E poi andiamo, ci spostiamo a Locri, sempre giudiziaria, era domiciliare nell'inchiesta Eureka, annullata l'ordinanza per l'avvocato Signati. La linea difensiva è stata accolta al Tribunale del Riesame, e qui tutti i dettagli anche riferiti alla vicenda dell'avvocato Francesco Signati, in accoglimento all'argomentazione difensiva presentata dagli avvocati Mario Mazza e Concetta Zinghini. Vedete, ha disposto l'immediata liberazione del penalista Di Bianco, che si trova ai domiciliari, e contestuale restituzione degli atti al pubblico ministero, dichiarando competente il GIP del Locri. Hanno impugnato la misura in primo luogo che della provvisoria imputazione della motivazione offerta dal giudice Regino per radicare la competenza del Tribunale a Reggio Calabria. Lasciamo anche questa notizia di giudiziaria, e poi ci sono delle brevi. Legambiente a Reggio, spiagge e fondali puliti, slitta per il maltempo, e poi iniziativa l'INAIL di Reggio, il seminario sulle imprese che investono in sicurezza. E qui vedete in fondo una strage di capaci, una foto, l'unica alla memoria e impegno civile nella giornata di studio antimafia. Figliuzzi, così ho ucciso Ascone, la confessione, ha processo pure la moglie della vittima, sullo sfondo una relazione clandestina, è quanto viene riferito in aula da Figliuzzi, che di fatto confessa i verbali del presunto killer dell'imprenditore agricolo di Italianova, un cadavere scomparso e versioni discordanti, ma alla fine sembrerebbe che questa confessione porti a un omicidio legato a una vicenda, a una vendetta, diciamo, su una relazione clandestina. Andiamo a un fatto che viene denunciato al garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, ovvero stiamo parlando di Antonio Marziale, che dice, quanto riguarda questa vicenda, ora capiremo di che si tratta, a Catanzaro, ovvero espulso l'autore delle violenze. In relazione a quanto accaduto, vedete, nei giorni scorsi a Catanzaro, dove un marocchino ventenne avrebbe sferrato calci al basso ventre alla fidanzata sedicenne, perché la stessa non sarebbe stata d'accordo nell'interrompere una gravidanza. Sarebbe importante, all'accertamento dei fatti, combinargli un'equa sanzione e una volta scontata e espellerlo per sempre dal nostro territorio, lo riferisce il garante per l'infanzia e l'adolescenza Antonio Marziale, che pensiero che tutti ovviamente condividiamo. E poi San Lucido, il libro mastro degli affari di famiglia, ancora sul registro che è stato ritrovato dai carabinieri, vedete, della cosca calabrese, dove ci sono tutti i dettagli di quelli che pagavano e tanti altri atti criminosi. I bronzi di Riace e l'antica Grecia raccontati attraverso i fumetti, il museo di Cosenza, l'originale iniziativa della regione, coinvolti nel innovativo progetto 600 studenti calabresi. Alla manifestazione interverrà il vicepresidente Giusy Princi. E poi a Cosenza, intelligenza artificiale, dialogo di una rete senza rete tra scienza e tecnica. E poi lo sport, vedete, Serie A in particolare, poi anche la nostra regina e le altre squadre, la regia già pronta alla sfida playoff. Questo è Catanzaro, palla sulle punte, e poi Crotone, e ancora il Locri si inchina tre volte al Trapani. I siciliani passano con Giuffrida, Gangemi e Marigosu, espulsi Aquino e Romero. Lasciamo anche queste pagine di sport per chiudere. Oggi è lunedì, vi do l'appuntamento questa sera al programma Tutti in Campo. Sulla nostra emittente il cielo, vedete, nuvoloso ancora per oggi, prevista qualche pioggia. Andiamo sul Quotidiano del Sud, così completiamo la nostra rassegna. Anche qua partiamo dalla prima pagina, sfogliando all'interno. In 10.000 tornano nelle loro abitazioni, quindi si riduce notevolmente il numero degli sfollati, era quasi intorno ai 30.000, 10.000 tornano in casa. Adesso saranno estirpati 10 milioni di alberi da frutto
le conseguenze, a rischio 50.000 posti di lavoro. Poi allarme Coldiretti in Piemonte, il Po sale a 1,5 metri in 24 ore, quindi un problema serissimo, potrebbe accadere quello che è accaduto nell'Emilia Romagna. Meloni in Emilia, vedete, in Romagna possiamo rinascere più forti, ovviamente. Bonaccini a Cesena con il sindaco Lattuca, vedete qui una voglia straordinaria di reagire, e poi il centrodestra insieme per andare ben oltre l'1%, la scommessa di Lupi e Toti. Biden, nuovi aiuti, gli F-16 non usati per attacchi alla Russia. Mosca insiste sulla presa di Bakhmut, però da Biden, vedete, i nuovi aiuti vanno gli aerei, non bisogna usarli per attaccare, ma solo per difendersi, e c'ha ragione, non è che bisogna contribuire alla guerra, bisogna contribuire alla difesa dell'Ucraina. In testa i conservatori della nuova democrazia, si consolida la netta distanza tra il premier Mitsakis e Tsipras, vedete, quindi nonostante questo c'è un problema di, possiamo dire, governabilità, diciamo così. Dalla giornata di oggi nuova tregua a Kabut, si continua a combattere, Trentino un poliziotto sfida in vano l'andrangheta Regina, candidato unico a sindaco di Allona, ma il quorum non è stato raggiunto, quindi salta. Mangiare fuori sempre più costoso per gli italiani, prezzi aumentati del 6,8%, cioè arriviamo al 7% in più, diventa difficile ora anche cenare o pranzare fuori. Liquido nero nella Fontana di Trevi, blitz degli ambientalisti, e poi il napoletano Fiorillo alla guida della Società Scientifica Europea. Le nostre case allagate e i ricordi sepolti nel fango, ancora maltempo, la piena distrugge i campi di Bergamotto, e questo accade nella nostra regione, o meglio vicino proprio a noi, a Bianco nel Regino, la verde straripa, la fiumara la verde straripa, e guardate, andiamo a vedere le foto, poi oggi ce ne occuperemo anche nel nostro DG, i campi di Bergamotto che erano stati coltivati vengono totalmente allagati, quindi un problema serio che insomma ha danneggiato. Emergenza idrogeologica tra tecniche e politiche, è necessario cambio di rotta, vedete, e qui l'intervento, guardate la strada franata, cioè ci sono problemi che vanno gestiti. La protezione civile alla guida, all'allerta gialla su tutta la Calabria, si segnalano tuttavia criticità nelle zone costiere, erosione del mare che ha creato danni in tanti paesi, pensate, le strutture balneari stavano per essere montate, qualcuno le ha montate anche, però è saltato tutto. Occhi puntati sulla norma per le fusioni, oggi pomeriggio arriva in aula la proposta di legge che ritocca l'iter, Lanci chiede di nuovo di stralciare e rinviare la discussione, e poi il ventenne andrebbe espulso, il garante dei minori, sulla vicenda del marocchino che ha preso a calci la compagna incinta. Il ministro Zangrillo oggi in visita in Calabria, in agenda, qui abbiamo le tappe della visita di Zangrillo, vedete che è il ministro della pubblica amministrazione che incontrerà il presidente della regione Roberto Chiuda, al termine del colloquio alle 11 ci sarà poi una conferenza stampa dove noi giornalisti siamo stati invitati. Parroco contro le unioni gay, succede a Cropani in provincia di Catanzaro, sdegno sui social, inviato a tutti i fedeli una lettera in difesa della famiglia tradizionale, ma è polemica. E poi la Calabria è unica, chiedete alle farfalle, questa è una bella, diciamo una bella cosa, tutte le specie, la metà delle specie presenti in Italia sono nella nostra regione, in pochi chilometri, pezzi di Alpi e di Africa. Andiamo avanti, biodiversità, la regione fa rete con le scuole, ancora oggi un evento nella cittadella con gli istituti agrari, una bella iniziativa. Andiamo avanti. Non devono esistere zone franche a Catanzaro, un con indignazione a Catanzaro per l'aggressione ai tre poliziotti, politica e forze dell'ordine solidali, è richiesta di nessuna indulgenza. E poi il valore salvifico della scrittura, ancora lo scrittore Domenico Dara incontra le ragazze e i ragazzi di Villa Emilia. Ancora andiamo avanti, Lamezia, PSC, regione, prima responsabile, ingegnere Materazzo interviene le osservazioni al documento urbanistico. A Crotone Maria vince sulla pioggia e le polemiche, molto partecipato il tradizionale pellegrinaggio nonostante le avversità, e quindi Acrea i sindacati incalzano
La segreteria provinciale dei Cobas contesta la gestione della società e la partecipata a Crotone. Reggio Brunetti, Ilaria Aterp, ma la tragedia poteva accadere ovunque. L'albero caduto che ha ucciso l'avvocato di Reggio Calabria. Oda chiude tra gli applausi che ha il sipario sulla stagione teatrale dell'Officina delle Arti al Teatro Cilea. E poi provincia, Lea Fimmina Calabrese, da Chiara presenta il libro dedicato a Garofalo, conversazione con la sorella della vittima di 'Ndrangheta. E poi a Sevilla San Giovanni un ponte, un regalo ai privati, il movimento del no che naturalmente si fa avanti. Weekend di pioggia e fiumare in piena sopralluogo per il gruppo CISOM, preoccupazione per i corsi d'acqua Assi e Stilaro, insomma. Le fiumare vanno tenute sotto controllo. A Polistena, dalla regione, finanziato il progetto per la valorizzazione della biblioteca e poi Almazzini di Locri, ringraziamenti di Mattarella. Vietato sentirsi male di notte. La morte per infarto di Gianni Vaccari inasprisce le proteste. Non solo, Aspe di Merito nasce una nuova società. La ASD Merito che insomma gestiva il calcio fino ad ora nel comune della Ionica. Sulle orme dello scrittore Fortunato Seminara, lampi di Polistena in cammino verso la libertà. E poi a Vibo approvato il progetto definitivo del Museo del Mare. Sulle comunali improponibile una ricandidatura, dicono alcuni, ne esci di noi per l'Italia. Prende le distanze la possibilità di un Alimardo bis. L'esponente del centro-destra attacca il sindaco sull'assenza in consiglio. E poi Tony Bilotta, eletto presidente, guiderà l'associazione storico-culturale Ali di Vibonesita. E poi ancora Parco delle Serre, educando all'ambiente, si avvia alle battute finali. Ad Acquaro tutto pronto per il concerto di fine anno scolastico, l'arte del corto attesa per la quinta edizione. Arena, consensi per Arena Art Festival e a Nicotera nasce la Consulta del Commercio, mentre a Briatico una giornata da ricordare per gli studenti. E poi lo sport che, come abbiamo visto, punto sulle regine, regina, due tegole per Inzaghi e Catanzaro, si pensa a rinforzi, il Cosenza non può perdere la B, ognuno ha una sfida, Crotone, ora si fa sul serio, quindi continua la preparazione in vista dell'esordio nei playoff. Il Locri si risveglia dal sogno, la squadra di Mancini cade in casa ma merita solo applausi. Tris del Trapani, espulso Aquino dopo 20 minuti nella ripresa, rosso anche per Romero. E poi Lamezia De Luca sarà confermato, questo è un interrogativo naturalmente. La Palmese abbraccia l'eccellenza e di sport non c'era altro. Unical, luci sull'uomo che produsse Bond. E poi il meteo, andiamo a vedere oggi il cielo coperto, ma non dovrebbe piovere, almeno in una parte di Calabria, la parte sud, mentre nella parte nord probabilmente la pioggia arriverà. Per domani c'è un nuvoloso, come vedete, ma anche con delle piogge, quindi dopodomani ancora piogge, quindi una settimana all'insegna della pioggia ben distribuita e in tante aree scelte così dal random, dalle nostre nuvolette, ma la pioggia per i prossimi 3 giorni ci sarà. Se non ci sono notizie aggiornate l'ultima ora, noi vi ringraziamo, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alle prossime edizioni, intanto alle 13:30 con il telegiornale, l'informazione di Telemia in tempo reale sul canale 77, 76, chiedo scusa, del Digitale Terrestre, oppure anche in streaming su www.telemia.it. Grazie ancora e buon proseguimento. Questo programma è presentato da...